Albert. Finalmente, Albert. Adele, tu non devi rimanere qui. Cos'hai a che fare con questo paese? Io andrò dove vorrei tu, amore mio. Sono pronta ad obbedirti in tutto. Tu lo sai che io ti appartengo, che puoi fare di me tutto quello che ti piace. Io ti amo tanto. Senti, Adele, sono sicuro che sei fuggita da casa. Sei qui senza il permesso della tua famiglia. Non è vero. Sanno che sono ad Halifax. L'ho scritto a mio padre. E che cosa ha detto il grand'uomo? Perché sarai certamente partita di nascosto. Mi sbaglio? Gli ho detto che partivo per Malta, ma gli ho dato mie notizie non appena arrivata a New York. Per Malta? Adele, hai detto ora che mi avresti obbedito. Ebbene, io ti chiedo di ritornare a Kensi. La tua famiglia è certamente in pena. Pensa a tuo padre, alla sua reputazione. E poi non mi devi più perseguitare. Albert, c'è il modo di risolvere tutto. Pensa, alle mie nozze avrò un patrimonio di 40.000 franchi. Rende 2.000 franchi all'anno e i miei genitori non avranno diritto a dirmi come disporne. E soprattutto, io so che adesso mio padre e mia madre consentono al nostro matrimonio. Davvero? Io ne dubito. Mostramelo, questo consenso. Te lo mostrerò. Non lo hai. Ero sicuro. Tuo padre mi ha sempre disprezzato. Non avrai mai il suo consenso. E comunque io non sono venuto qui per chiederti in sposa. Devi andartene da Halifax. Tieni, leggi questa. Che cosa significa? Non capisco. Ma è una proposta di matrimonio per me, di Cannizzario. E chi è? È un amico di mio padre, un grande poeta italiano. Allora devi sposarlo. Ma non è lui che amo. Non mi ami più. Albert. Dimmelo, mi ami ancora adesso? Sono cose passate, Adele. Ma dimmi almeno che posso sperare. Dimmi se non altro che mi amerai ancora. Non rispondi. Io non ti chiedo che una cosa. Anche se non mi ami più, lasciati amare. Oh sì, permettimi di amarti. Sta attento. Se tu mi respingi, io andrò dai tuoi superiori. Mostrerò le tue lettere. Farò di tutto per nuocerti. Dirò loro come ti comporti. Ti farò cacciare via. Albert. No, non andartene. Tieni. Che cos'è? Per i tuoi debiti di gioco. Oh, per pagarli tutti ci vorrebbe 10 volte di più. Ma intanto tieni questi. Oh, prendili, ti prego. Li accetto, ma non come regalo, è un prestito. Sì, certo, come vuoi tu, amore mio. Ritornerai, vero? Ci rivedremo, sì. Se preferisci ti raggiungo io in città. E quando vorrai, e dove vorrai...